Signori, parliamo un po' di Death Stranding, annunciato durante il recentissimo State of Play nella sua Director's Cut. Death Stranding sta per tornare, arriverà il 24 settembre e porterà con sé parecchie novità. Un Death Stranding che è una produzione particolare, di cui parleremo appunto adesso un po' più nel dettaglio, anche per spiegare un po' quello che potrebbe essere il feedback del pubblico al suo nuovo arrivo. Un Death Stranding che costerà come upgrade solamente 9,99 euro. Alla faccia, insomma, di mosse spesso commercialmente più sgradevoli, Death Stranding arriva nella sua Director's Cut a un prezzo modestissimo, che permetterà a tutti di godere dei nuovi contenuti senza chissà quale investimento sotto il profilo economico. Ma che cosa porterà con sé questo Death Stranding? Allora, intanto parliamo di feedback aptico, grazie al DualSense, insomma, tutto sarà più coinvolgente a livello proprio di esperienza tattile, vogliamo definirla così, per cui diciamo che tutti i vari terreni, le scalate, la neve, tutto si percepirà concretamente sul pad. Ed è qualcosa di fortemente interessante che potrebbe essere uno di quei titoli, di quei pochi titoli a sfruttare in maniera veramente peculiare, unica e originale il DualSense. Speriamo che sia così. Lo valuteremo comunque quando sarà. Pieno supporto all'audio 3D, altra cosa meravigliosa per capitalizzare su quello che è l'impianto audio di una produzione meravigliosa sotto il profilo sonoro, specialmente per quanto riguarda colonna sonora, eccetera, eccetera. Tempi di caricamento ridotti praticamente a zero, Dio grazie, perché effettivamente era una di quelle cose che ti mandavano un po' al manicomio, per quanto fossero abbastanza ben integrati nell'esperienza ludica e a volte nascosti anche da queste lunghe camminate, però insomma è un qualcosa che ormai io fatico a tollerare, i tempi di caricamento. Mi hanno abituato troppo bene, un po' come 60 frame, quando non li vedo e quando non li percepisco un po' merode. Quindi meno male perché daranno al prodotto un ritmo un po' più alto, al netto del suo avere dei ritmi molto bassi, ma appunto adesso ne parliamo. Per quanto riguarda la componente tecnica, si parlerà di due modalità di visione, una 4K upscalato con 60 frame, una 4K nativo, quindi sarà un po' a nostra discrezione scegliere, ma se ve posso dire, come sempre, prendetevi il 4K upscalato con i 60 frame, perché sarà sicuramente, lo dico anche senza averlo provato, una manna dal cielo giocare a 60 frame un gioco così. Sarebbe un delitto, secondo me, giocarselo a 30. Per il resto, cosa ci sarà a livello contenutistico? Nuove missioni, nuove armi, nuovi veicoli, nuove funzioni online e una trama estesa. E qui arriviamo un po' alla nota potenzialmente dolente, all'arma a doppio taglio, la trama estesa. Allora dici, che figata la trama estesa! E le nuove missioni? Sì, però io non ho sentito la cosa fondamentale che speravo di sentire in questa serie di annunci e comunicazioni e informazioni, i filmati skippabili. Ragazzi, io lo dico da estimatore massimo di Kojima. Lo sapete, chi mi segue lo sa, che io sono uno di quelli che gli darebbe i soldi per pagarsi l'affitto degli studi. Contribuirebbe in ogni modo al suo sostentamento, però io Death Stranding dall'inizio alla fine un'altra volta non gliela posso fare neanche per il maestro video. È un prodotto veramente particolare. Credo che questa riedizione si rivolga principalmente a chi non l'ha giocata, perché tra coloro che l'hanno giocato il prodotto, ci sono poche possibilità che uno abbia effettivamente la voglia di rigiocarselo da capo. Death Stranding è un prodotto particolare, con dei ritmi, delle caratteristiche, una struttura unica che lo differenzia da qualsiasi altro tipo di prodotto uscito negli ultimi 40 anni, secondo il mio modestissimo punto di vista. Non è uno di quei giochi che tu ti rigiochi, è uno di quei giochi che tu te giochi una volta, te li ricordi e te li rivivi mentalmente, perché non ce la puoi fare a rifare le stesse cose. Quantomeno io no. Io il solo pensiero di rigiocarmi Death Stranding da capo, senza skippare manco i filmati, quelli un po' più, mi viene da vomitare, ma non perché il gioco sia brutto, perché non ce la posso fare psicofisicamente. Per cui se ci saranno i filmati skippabili potrei anche tentare l'impresa. Con i filmati non skippabili, no. Per quanto sia estremamente intrigato l'idea delle nuove scene, delle nuove cose, ma io sono un giocatore un po' più leggero. Mi piace videogiocare, non videolavorare, e quindi l'idea di doverlo rivivere completamente è un po' come dire, sai, cioè, i prodotti, le produzioni, le opere, ecco, le opere di Kojima sono meravigliose. Ma come ho detto più volte, con Death Stranding al maestro Hideo un pochino gli è sfuggita la situazione di mano, sotto il punto di vista dell'autorialità. Questo ha comportato la nascita di un prodotto che a volte
si specchia un po' troppo, che si piace un po' troppo, e questo piacersi un po' troppo tende a risultare a volte insostenibile, specialmente se già si conosce dove si va a parare. Un conto è il fascino della prima volta, un conto è la rielaborazione di qualcosa che già si conosce con i ritmi compassati di una produzione unica. E quindi non lo so, spero che i contenuti siano integrati in maniera tale da essere facilmente fruibili e che non siano messi uno lì, uno lì, uno lì, uno lì, che per andarli a vedere tutti ti ci vuole un'altra run piena, perché si farebbe fatica. In caso contrario, YouTube is my friend, e mi andrò a vedere quello che c'è di nuovo attraverso i video di tanta gente che nell'arco di 6 ore riuscirà a farne 27 da 40 ore. Non so come fanno alcuni americani a farlo, ma ci riescono. Quindi, ripeto, prodotto nella sua Director's Cut, alla luce di quanto proposto, di quanto promesso, consigliatissimo a chiunque avesse detto fino ad oggi: no, io Death Stranding non me lo gioco. Giocatevelo, perché è uno di quei prodotti che vanno sperimentati almeno una volta. Al netto del suo essere unico, magari non pienamente apprezzabile da certi punti di vista, ma è un gioco unico, un'esperienza ludica che secondo me va fatta, va sperimentata dall'inizio alla fine almeno una volta. Per coloro che l'hanno già giocata, credo che la Director's Cut sia poco appetibile, al netto di tutto. Lo dico con grande franchezza. Io la proverò, troverò il modo di fare quello che c'è da fare, però sarà complicato. Perché sarà complicato. Dipenderà appunto come saranno integrati i contenuti. Però, ripeto, è sicuramente interessante, è sicuramente un progetto intrigante. Vedremo come si evolveranno le cose e chiaramente quando sarà ne parleremo nel dettaglio. Però vi dico già adesso, siccome già me l'avete chiesto in parecchi da ieri dello State of Play, ah, rifai la... non rifarò la serie, ragazzi. A meno che non ci fosse veramente una quantità di contenuti nuovi superiori del 50% a quelli preesistenti, ma credo di no, visto che l'upgrade costa 9 euro. Insomma, ormai dal prezzo si può fiutare un po' il tipo di valore contenutistico. 9,99 euro equivarranno a 2-3 missioni e 5-10 scene extra, ma proprio a volersi tenere larghi. Credo che oltre a quello non si andrà. Ecco. Per cui non lo so. Ad ogni modo, ragazzi, ne parleremo. Io per adesso vi saluto. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, se intendete prenderlo e se lo consigliereste a chi non l'ha mai giocato. Appunto, uno di quei giochi su cui il confronto tra persone che l'hanno giocato potrebbe essere utile a chi non l'ha giocato per trarne qualcosa. Per quanto, ripeto, poi Death Stranding sia un gioco discusso e ridiscusso, per cui chiunque avesse mai avuto dei dubbi li avrà sicuramente già fugati. Ma insomma, una chiacchiera in più di certo non guasta. Per cui io per adesso vi saluto, un abbraccio e noi ci vediamo alla prossima.